Sì, io l'ho buttata sul ridere, la musichetta, il trend, però in realtà c'è molto poco da ridere. Per noi donne la situazione in Italia è parecchio complessa, preoccupante, drammatica e in generale ci è anche stufate. Le frasi stereotipizzanti e i dati che avete letto sulle disparità salariali, parentali, lavorative sono solo una parte di quello che le donne in Italia subiscono ogni giorno. O meglio, sono le dirette conseguenze di una società fondata, indovinate un po', sulla cultura patriarcale. Una cultura cioè che subordina la donna all'uomo in ogni aspetto della vita. La nostra società vive ancora il retaggio di una storia che ha avuto come unico protagonista l'uomo. E ad oggi ancora si fa difficoltà, e visti i dati, molta difficoltà, a immaginare ad esempio le donne i ruoli di potere, leader, CEO, direttrici. Solo da un'analisi rigorosa dei dati, però, è possibile cogliere la sistematicità dei fenomeni e capire come mettano radici nella nostra cultura piuttosto che nella biologia o nelle tendenze innate, a partire già dalla violenza sulle donne, che spesso nel dibattito pubblico si tende a interpretare come manifestazioni di raptus da parte dell'uomo o come la conseguenza di una gelosia comprensibile perché in fondo dai sì ci sta, lei si era rifatta una vita mentre lui era ancora innamorato. Siamo nel 2024 da poco e in meno di 3 mesi sono state già uccise 18 donne in ambito familiare e affettivo. Più in generale, secondo i dati elaborati da Tortuga, tra il 2017 e il 2021 l'80% delle donne uccise è morta per mano di un familiare o di un partner. Nello stesso arco di tempo gli uomini uccisi da partner o ex partner sono solo il 3,7%. O ancora il gender pay gap. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2022 gli uomini hanno guadagnato uno stipendio di quasi 8.000 euro superiore rispetto a quello delle donne. Le cause sono diverse: il mercato del lavoro, perché ci sono più uomini con un lavoro rispetto alle donne, le posizioni, perché le donne lavorano soprattutto in settori poco remunerativi come assistenza e educazione. In pochi, ad esempio, lavorano nel settore STEM ed è in ogni caso meno probabile che raggiungano ruoli di vertice e più pagati. E infine i tempi. Ci sono più donne che lavorano part-time che uomini, lavorando così meno ore. Storicamente e culturalmente la donna, più che lavorare e aspirare a una carriera, deve pensare come prima cosa al suo ruolo di moglie e madre. E questo retaggio resta ancora oggi se pensate alla differenza tra il congedo obbligatorio tra madre e padre. La prima deve restare a casa 5 mesi, il secondo massimo 10 giorni. Nel nostro paese, dopo la nascita di un figlio, il 18% delle donne non lavora più. La mancanza di parità di genere, gli stereotipi culturali e pregiudizi contribuiscono a creare un contesto di disparità in cui le donne sono più esposte alla violenza di genere e alle discriminazioni. Viviamo in una società in cui, dati alla mano, le donne trovano dei veri e propri ostacoli che impediscono loro di raggiungere una piena partecipazione sociale, economica e politica.